Luciano Simone, ieri il comune aveva comunicato che il vaglietto non si può fare, perché? Dunque, ci hanno comunicato il 22 dicembre, ci hanno fatto una revoca parziale dell'autorizzazione che avevamo noi in Piazza Duomo, che era fino al 7 gennaio, dove tra l'altro avevamo anche noi nel nostro progetto inserito il brindisi di fine anno con Fattorie della Piana. Siamo abbastanza basiti perché dopo gli sforzi fatti, il coinvolgimento di tutti gli associati, degli operatori, le attività culturali che sono stati portati avanti e sono stati autorizzati, pensavamo di aver partecipato a una manifestazione di interesse, anzi ne siamo sicuri, dove c'erano dei criteri di valutazione. Evidentemente questi criteri di valutazione sono stati calpestati e la giunta comunale ha deciso di dare il veglione di Capodanno a un'altra associazione, creando così l'equivoco, perché si è dovuti arrivare a questa revoca parziale. Abbiamo già notificato l'atto anche a Fattoria della Piana, che dovrà smontare l'albero e il parco, quindi lasciando tutta la città nel caos, anche perché noi siamo impossibilitati a smontare le casette, sia per il danno che si procurerebbe agli operatori, ma anche per il fatto che le ditte sono da fuori e sono già state interpellate per venire organizzate per venire il 7 gennaio a smontare. Due giorni smontiamo le cose, dove le mettiamo le casette? Potremmo portarle a Palazzo San Giorgio, non lo so. Però siamo effettivamente impossibilitati e qui in questo caso è la città che ci perde, a nostro avviso. Siete indignati? Il problema non è di essere indignati, il problema è di far capire all'amministrazione comunale tutta che si amministra in nome e per conto dell'interesse pubblico e della tutela di questo interesse. Non si può amministrare e in modo discrezionale basandosi sull'insindacabilità, questo non è possibile da fare, quindi siamo per dire che andremo avanti, agiremo legalmente tutelando i nostri interessi, tutto qua. Continuerete ancora a organizzare eventi qui a Reggio Calabria? Beh, credo che prendendo spunto dai cinepanettoni che di solito ci sono di questo periodo nelle sale cinematografiche, potremmo organizzare Natale sul Nilo, Natale in Tibet, Natale a Dubai, credo, vista la situazione.